Libertà, umanesimo, resistenza. Sono queste le parole chiave intorno alle quali è stata concepita la 57esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, curata da Christine Marcel e intitolata Viva Arte Viva. Una nuova edizione che è stata presentata in una giornata di pioggia che, se possibile, ha aumentato il fascino mai banale della città e che, una volta di più, cercherà di mostrare come l'arte, soprattutto quella contemporanea, possa dire qualcosa di nuovo e di utile sul mondo. A fare gli onori di casa, il presidente della Biennale Paolo Baratta, che ha parlato dell'ispirazione di fondo della mostra di Marcel. L'umanesimo che celebra la capacità degli uomini di non soccombere a quanto intorno ad essi la storia sviluppa. La curatrice ha sottolineato il desiderio di mettere l'arte e gli artisti al centro della mostra e di fare della Biennale uno strumento per fronteggiare la crisi, i conflitti e le energie negative che circolano nel nostro mondo. Un art engagé au sens des années 50. L'arte, ci ha spiegato Christine Marcel, è il luogo dove si può sviluppare uno spazio di libertà e di resistenza e il mercato non c'entra nulla, è un altro mondo. Per me non si tratta di parlare di arte impegnata, come si faceva negli anni 50. Quello che mi interessa è l'individuo e il modo in cui vuole essere nel mondo. La maniera dont il veut être dans le monde. La mostra, curata da Marcel, si sviluppa intorno a 9 capitoli, detti anche famiglie di artisti. Quelli chiamati dalla curatrice parigina sono 120, provenienti da 51 paesi, e di questi 103 partecipano per la prima volta alla mostra ufficiale della Biennale d'Arte. Numeri che certificano anche un desiderio di rinnovamento di un'istituzione ultracentenaria, che prova sempre a essere contemporanea. Ma a noi piace vedere l'opera d'arte del momento in cui nasce. Noi siamo qui a vedere il momento in cui la vitalità degli artisti dona all'umanità un pensiero, una riflessione, una dilatazione. La Biennale deve essere questo, in un certo senso, come dicevo, il tema della mostra si addice in qualche modo anche all'istituzione che questa mostra promuove. Viva Arte Viva presenta 9 transpadiglioni. Al di fuori della mostra ufficiale poi, come sempre, ci saranno le partecipazioni nazionali che per il 2017 vedono 85 paesi presenti. Tra questi ovviamente l'Italia, con il padiglione curato da Cecilia Alemani. Ho voluto creare un clima propizio per gli artisti e le loro creazioni, ha concluso Marcel, per poter trasmettere i diversi significati delle loro opere. E mi è sembrato fondamentale, proprio per via di questa idea di libertà, resistenza e generosità, offrire tutto lo spazio agli artisti e alle loro opere. Ho lasciato ai commissari piena libertà di sviluppare la propria visione, metterla nelle opere e poi lasciare che il pubblico giudichi. Questa Biennale d'Arte, che Baratta definisce anche un grande momento di condivisione, aprirà al pubblico il 13 maggio e resterà visitabile fino al 26 novembre.